PIL e domanda interna in crescita, bene costruzioni e turismo, l'economia molisana del 2021, spiegano gli esperti di Banca d'Italia, frenata dalla guerra in Ucraina. Al via gli esami di maturità, circa 2.500 gli studenti molisani alle prese con la prova scritta di italiano. Il Ministero dell'Istruzione propone testi di Verga e Pascoli. Tra le tracce di attualità, l'iperconnessione e gli effetti della pandemia sulla società. Conte o Di Maio, consiglieri del Movimento 5 Stelle in conclave, l'obiettivo è raggiungere una posizione condivisa. Il più combattuto è Greco, mentre Nole e Primiani hanno già scelto l'ex premier. Gravina, serve chiarezza per riportare la gente a votare. Colpo al bar della stazione di Isernia, i carabinieri recuperano la refurtiva, era nascosta in un garage del centro commerciale. Violento impatto sulla statale 85 alle porte di Venafro, 4 i feriti, tra cui un disabile. Calcio, il Campobasso ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, il mercato entra nel vivo, Tengorang giocherà in Serie A con la Cremonese. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione che si apre con i dati del rapporto sull'economia regionale della Banca d'Italia. I dati sono sull'andamento nel 2021, PIL e domanda interna in crescita, bene costruzioni e turismo, questi i dati principali, ma la ripresa, hanno spiegato gli esperti della Banca d'Italia presentando il rapporto, è stata frenata dalla guerra in Ucraina. Il servizio. Nel 2021 il PIL del Molise è cresciuto del 5,9%, come nel resto del sud, ma meno della media nazionale. Le esportazioni hanno continuato a crescere, con un contributo rilevante dei mezzi di trasporto e dei prodotti chimici. L'agroalimentare ha tenuto. Segno più per la domanda interna. Le stime di Confcommercio attestano un aumento della spesa del 5%. Molto bene le costruzioni, trainate dall'utilizzo dei bonus e dall'incremento dei mutui. Così anche il turismo, che ha visto l'anno scorso il 33% delle presenze in più rispetto al 2020 e il 12% in più del 2019. Non ancora come prima del Covid, ma gli indicatori elaborati da Banca d'Italia nel suo rapporto segnalano un netto miglioramento dell'economia regionale. Un brusco stop però si è registrato già nell'ultimo trimestre del 2021 con l'aumento del costo di energie e materie prime e poi nel primo segmento del 2022 con l'esplosione della guerra in Ucraina. Il settore dei servizi che aveva accusato un forte calo nel 2020 in conseguenza della pandemia aveva mostrato dei discreti segnali di ripresa sia per quanto riguarda l'attività del commercio, dove aveva un po' influito una ripresa anche dei consumi nelle famiglie, sia anche nel comparto del turismo, che aveva visto crescere in maniera significativa il numero delle presenze in regione, degli arrivi in regione. Purtroppo proprio in considerazione di queste tensioni che ci sono state, quindi si è avuto anche un po' un deterioramento del clima di fiducia, questo si può riverberare in maniera negativa ancora di una volta sulla spesa di consumo delle famiglie e questo insomma potrebbe mettere di nuovo in difficoltà seria l'andamento dei servizi. Nell'analisi di Marco Manile e Luciana Meoli, che col direttore Malamisura hanno illustrato i dati principali del rapporto, anche il drammatico calo demografico che ha inciso sull'occupazione in Molise. Meno occupati perché in regione è scesa molto la popolazione dai 15 ai 64 anni. La quota di nuclei familiari che beneficia di sostegni al reddito è rimasta al 5,5%, mentre le imprese in utile rappresentano il 76% del totale, il 15% in più rispetto al 2020. Il 62% delle aziende locali inoltre ha fatto ricorso alle misure Covid. La congiuntura internazionale che pesa oggi però è diversa e su questo scenario, sottolinea Banca Italia, solo la cessazione del conflitto potrebbe incidere positivamente. È un periodo in cui veramente ci sono molti fattori di incertezza che pesano sulle prospettive dell'economia. Sicuramente un ristabilire un clima sicuramente di maggiore tranquillità internazionale può favorire sicuramente una ripresa anche delle prospettive, anche perché incide sulla fiducia. La fiducia influisce sugli investimenti delle imprese, influisce sulla propensione delle famiglie ai consumi. Al via oggi gli esami di maturità, 2.500 circa gli studenti molisani coinvolti alle prese con la prova scritta di italiano, Verga, Pascoli, fra le tracce poi quelle di attualità, l'iperconnessione, gli effetti della pandemia sulla società. Andrea Vertolo. Tutti alla prova dello scritto di italiano. Da questa mattina partono gli esami di maturità. Siamo di fronte al liceo scientifico Romita di Campobasso. Volti tesi, ma anche sorrisi per smorzare la tensione.
emozionati, ci siamo preparati 5 anni, questo è il nostro momento, ce lo viviamo bene, con calma, e supereremo anche questa. Credo di essere più tesa che emozionata, però bene o male la vivo tranquillamente. No, non tanto dai, diciamo, c'è di peggio. No, in realtà sono stranamente calma, e è strano, più per domani la prova di matematica, che è la materia di indirizzo. Italiano, insomma, la viviamo più tranquillamente, anche se siamo un liceo scientifico, quindi per noi conta un po' di più matematica. Più emozionato che teso, anche perché possiamo dire che ho anche ripassato le cose e quindi mi sento abbastanza concentrato. Sono 2515 gli studenti molisani che questa mattina sono stati impegnati nella prima prova, vocabolario di italiano sotto al braccio e la speranza di poter trovare una traccia agevole da affrontare. Spero che esca un autore che ho fatto e non un autore che non so, cioè non l'ho fatto. Spero esca Verga, soprattutto perché è abbastanza uno dei miei autori preferiti, quindi è abbastanza semplice da fare. E poi una traccia di attualità tipo sulla guerra o sul Covid, insomma, perché è abbastanza attuale e quindi ci siamo informati abbastanza, ne abbiamo abbastanza parlato anche in classe. Ma che cosa ti aspetti dalle tracce? Cosa speri? Sicuramente ci sarà la traccia di letteratura e poi però si può contare anche sulla traccia di attualità e quella diciamo sul test argomentativo. Penso ci sia Verga, Dante e credo Pascoli per i vari anniversari e poi attualità, pandemia sicuramente, almeno spero, e forse la guerra. Meglio la prima prova o la seconda prova? Sicuramente meglio la prima prova, oggi siamo tranquillissimi, domani non lo sappiamo. Per molti versi quindi le previsioni degli studenti sono state rispettate. Verga e Pascoli, due autori scelti dal Ministero dell'Istruzione per la traccia sul testo argomentativo, invece La sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo e Liliana Segre, proposto anche il discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021. Inoltre anche la traccia a tema musicale con la proposta di un testo di Oliver Sacks dal titolo Musicofilia. Tra i temi di attualità, l'iperconnessione, la riflessione sull'uso dei social alla base di un testo di Vera Keno e Bruno Mastroianni, sempre per la tipologia C, la traccia sulle conseguenze della pandemia da Covid-19 con un testo di Luigi Ferraioli. 6 le ore messe a disposizione per la consegna dei lavori. Stiamo solo concludendo un percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa, quindi speriamo vada al meglio. Sicuramente la cosa che dispiace di più è lasciare i compagni. Però per quanto riguarda finire il percorso scolastico, io semplicemente sono contento e diciamo non vedo l'ora di intraprendere poi quello che sarà il mio percorso universitario. L'unica cosa che dispiace appunto è lasciare i compagni più che la scuola in sé. Terminata la prova di italiano, si darà luogo alla seconda prova scritta che si terrà domani mattina. Lunedì 27 giugno invece partiranno gli orali che concluderanno il percorso degli studenti, pronti ad affrontare da qui in avanti le nuove sfide del lavoro e dell'università. E adesso la scissione del Movimento 5 Stelle, i consiglieri regionali in conclave per definire una posizione condivisa, scegliere quindi fra Conte e Di Maio, il più combattuto è Andrea Greco, mentre Nola e Primiani hanno già scelto. Pierluigi Boraggi. Uno non vale l'altro, ha detto Di Maio nel dare l'addio al Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri parla di scelta sofferta e rinfaccia a Conte di aver minato la compattezza del governo. Nasce insieme per il futuro la nuova componente di cui fanno parte tutti i deputati che hanno lasciato il movimento. Una scissione annunciata per una forza politica che non sarà personale, dove non ci sarà spazio per odio, sovranismi e populismi, l'epilogo degli ultimi attriti con Conte sul posizionamento del movimento nei confronti della guerra in Ucraina. Due gruppi parlamentari, uno alla Camera e uno al Senato, con numeri importanti che potrebbero raggiungere, previsione ottimistica, le 60 unità. Cosa faranno i portavoce in Consiglio regionale? Conte o Di Maio, Movimento 5 Stelle o Insieme per il Futuro?
Il più combattuto è senza alcun dubbio Andrea Greco, legato al ministro da un forte rapporto di amicizia. Chi ha già scelto è invece Vittorio Nola. Ognuno è libero di fare le sue scelte, scrive su Facebook. Oggi alcuni compagni di viaggio che ho conosciuto e apprezzato dal 2018 hanno deciso di compiere altre scelte. Spetta a noi fargli capire che hanno semplicemente applicato inconsciamente quella famosa massima di Giulio Andreotti che tanti anni fa ho però personalmente reinterpretato: il potere non logora chi ce l'ha. Andiamo avanti con Giuseppe Conte e non perdiamoci di vista, conclude Nola. E già, l'obiettivo dei consiglieri regionali grillini è proprio questo: non perdersi di vista, restare uniti, arrivare ad una scelta condivisa. Per questo Nola, Greco, Primiani, che ha già dichiarato di stare con Conte, Manzo, Fontana e De Chirico, si riuniranno per scegliere da che parte stare. Riportiamo la gente a votare, altrimenti sceglieranno le vecchie dinamiche. Così il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, va oltre l'implosione del Movimento 5 Stelle e si schiera con Federico, rilanciando la coalizione per le regionali. Valentina Ciarlante. Greco cena con Di Maio, lei cenerà con Conte? No, io... Abbiamo adesso un responsabile regionale che insomma è chiamato a fare sintesi e quindi è giusto che lui faccia sintesi rispetto a una nomina tra l'altro fresca, mi riferisco ovviamente all'onorevole Federico e mi auguro insomma che si inizi un percorso anche come dire, di chiarezza nei rapporti all'interno della regione Molise, quindi del Movimento 5 Stelle e delle dinamiche locali. Al microfono di Pierluigi Boraggine prova a gettare acqua sul fuoco delle polemiche Roberto Gravina, uno dei pezzi da 90 di quel Movimento 5 Stelle da sempre moderato, seppure con la barra dritta, proprio come i più puristi alla Greco. Tra il sindaco di Campobasso e il consigliere regionale non c'è mai stato feeling. Ultima stoccata da parte dell'ex candidato governatore nelle scorse ore, mentre parlava dei sindaci che non alzano la testa rispetto ai tagli in sanità. E così, mentre Greco va a cena con l'uomo del momento, il ministro Di Maio, ormai fuori da quel movimento che ha diretto lui stesso in passato e che dietro di sé ha una scia di fedelissimi, Gravina, da sempre vicino a Conte, punta tutto su Federico e sulla possibilità di ritrovare la fiducia delle persone. Gravina non si scompone di fronte alla bagarra interna ormai deflagrata e allo stesso tempo fa una disamina di ciò che ha decretato, secondo lui, la caduta di un movimento nato sull'onda dell'antipolitica, che ha dato voce alla stanchezza delle persone verso la vecchia classe dirigente, ma che alla fine si è trovato imbrigliato esattamente nelle dinamiche e nel correntismo dei partiti tradizionali. Lo dico sempre, lo dicevo già in tempi non sospetti prima di diventare sindaco: è facile prendere il consenso, quello diciamo così, parlando alla pancia delle persone, e questo è il risultato. Quindi troppi mal di pancia che derivano dal fatto che era impossibile magari mantenere o, come dire, alcune aspettative sono ovviamente deluse, ma perché era impossibile realizzarle. Quindi credo che l'onestà intellettuale, e soprattutto oggi noi abbiamo un obiettivo, quello di riportare le persone a votare, perché altrimenti votano sempre gli stessi e voteranno sempre per alcune dinamiche. Su questo io credo molto che potremmo fare la differenza. E allora cosa fare in vista delle regionali del 2023? Il sindaco del capoluogo, su cui senza accordi ufficiali 4 anni fa si indirizzò anche il PD al ballottaggio, potrebbe essere l'uomo che farà da sintesi in una eventuale coalizione? E a quel punto i Di Maiani e i fedelissimi di Greco da che parte starebbero? Un quadro in divenire che di certo, se non diradato dalle tante nubi, non farà che confondere ancora di più gli elettori che amano sempre meno le urne. Non si può certo dire che la colpa della debacle recente alle amministrative sia colpa di Conte. Dirlo francamente significa smentire un po' l'ultima storia recente. Le origini sono antiche, evidentemente. Già quando io insieme alla squadra abbiamo vinto questa esperienza eravamo in calo, però credo che poi sia stato apprezzato tanto altro. Certo è che alle regionali questa discussione penso che ormai sia indispensabile, però ovviamente ci vuole la giusta attenzione per capire con chi allearsi, perché altrimenti vincere a tutti i costi alla fine non ripaga mai, prova ne sia le vittorie recenti dove accontentare tutti gli appetiti dei vari partiti che reggono una coalizione ti porta poi a non fare nulla nell'interesse veramente della collettività.
Cambiamo argomento e ci occupiamo di un tragico evento che purtroppo può avvenire, la morte del feto durante la gravidanza. Si chiama morte endouterina fetale. Sulla gestione clinica, gli aspetti medico-legali, l'ASREM ha promosso un evento formativo con esperti nazionali del settore. Noi ne parliamo con responsabile scientifico, il dottore Massimiliano Guerriero, a cui do il benvenuto, è con noi qui in studio. Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno. Grazie. Grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Dicevamo dunque, un evento tragico che ha un impatto anche molto importante sulle donne. Voi avete realizzato una 2 giorni di studio e approfondimento su questo tema. Sì, allora noi abbiamo voluto fondamentalmente confrontarci con chi ha più esperienza di noi, con chi ha numeri più grandi dei nostri e con chi ha elaborato anche linee guida nazionali e regionali. Noi siamo una piccola realtà sanitaria che si trova sempre in prima linea e che deve risolvere tante volte problematiche anche più grandi delle nostre capacità. Quindi abbiamo, così mi è venuta l'idea lo scorso novembre di organizzare un corso e invitare i più bravi. E più bravi, addirittura scrissi al professore Facchinetti, scrissi: professore, Molise esiste? Lui mi disse: certamente che esiste, verrò volentieri per discutere di questi problemi. E niente, poi con il mio responsabile, con la dottoressa Di Filippo, abbiamo organizzato questo corso promosso da ASREM, quindi per il personale, per i dipendenti ASREM, che prevedeva anche dei crediti ECM, che sarebbero questi per l'aggiornamento degli operatori sanitari. E niente, ci siamo confrontati con il professore Facchinetti di Modena, che è quello che ha elaborato, oltre alle linee guida dell'Emilia Romagna, proprio quelle nazionali del Ministero della Salute e via dicendo. E poi dopo il professore Vellone di Genova, che è uno tra i più esperti ginecopatologi italiani, e poi i medici legali da tutta Italia, il professore Ciallella da Roma, il professore Campobasso da Napoli e così via. È stata una 2 giorni molto intensa, molto partecipata, anzi devo dire la verità, oltre ogni nostra migliore aspettativa, perché adesso ormai è periodo estivo, fa caldo e quindi stare chiusi 2 giorni in un'aula a discutere anche di problematiche difficili, pesanti, però sono state cose che hanno riscosso molto l'attenzione degli operatori sanitari, e questo è un segnale molto importante per la nostra sanità, perché se vogliamo che questa sanità sia sempre comunque anche diciamo appetibile per i giovani colleghi, che sia in qualche modo sempre valida e riesca a rispondere alla richiesta dei nostri utenti, che sono i pazienti, dobbiamo confrontarci con chi è più bravo di noi. E questo è un discorso che noi come anatomia patologica dell'ASREM vorremmo portare avanti. Abbiamo già discusso con la dottoressa Di Filippo anche per il futuro di fare altri corsi e invitare sempre chi è più bravo di noi per farci spiegare come gestisce le diverse problematiche. Certo, dottore, in ultimo le chiedo qualcosa sulle cause di questo tragico evento e sulla prevenzione, se non è una domanda banale. No, allora, si è discusso a lungo sulle cause. Le cause sono spesso legate alla placenta, perché noi sappiamo che esiste l'unità feto-placentare, cioè questo bambino nell'addome della mamma cresce, nell'utero della mamma cresce grazie alla placenta, e la placenta è tutto un mondo. Quindi bisogna studiare molto bene la placenta, ci hanno spiegato gli esperti come addirittura bisogna fare la cartella clinica del neonato, perché tante volte che cosa succede? Che un caso seguito in altri posti, in altri ambulatori privati, in altre cose, poi viene all'ospedale pubblico. E allora all'ospedale pubblico si trova un po' a dover risolvere una criticità che nemmeno magari un caso che nemmeno conosce bene. Quindi ricostruire tutta la storia della gravidanza, e solo così, con molta accuratezza, si potrà ridurre sempre di più l'incidenza di questo fenomeno, che comunque, attenzione, nei paesi occidentali ha numeri molto bassi, ci troviamo nell'ordine del 2,7 per mille, laddove nei paesi in via di sviluppo siamo addirittura al 34 per mille come gravidanze, quindi sono numeri molto più importanti. E quindi con lo studio e con l'accuratezza dobbiamo essere sempre di più accurati e completi e precisi nel nostro lavoro. Grazie al dottore Massimiliano Guerriero, dunque responsabile scientifico di questa 2 giorni di corso formativo. Grazie dell'ASREM sulla morte del feto durante la gravidanza. Buon lavoro. Buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori. Grazie.
E adesso passiamo alla cronaca. Un violento frontale questa mattina sulla strada statale 85 alle porte di Venafro, all'altezza del bivio per Pozzilli. A scontrarsi un Fiat Ducato guidato da un uomo di Pozzilli e una Ford Kuga a bordo della quale c'erano tre persone di fuori regione, tra queste un disabile. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Veneziale. Uno di loro ha riportato una frattura a una spalla. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Venafro. Torniamo a occuparci del colpo al bar alla stazione di Isernia, perché i carabinieri, dopo aver individuato il presunto responsabile, si tratterebbe di un giovane straniero, hanno recuperato anche parte della refurtiva. Gratta e vinci, sigarette, cartine da fumo e tabacco erano nascosti in un garage sotterraneo del centro commerciale Affari. Il valore della refurtiva recuperata ammonta a circa 1000 euro. Nel garage sono stati rinvenuti inoltre gli indumenti che il ragazzo avrebbe utilizzato e indossato quindi la notte del colpo. Per giorni hanno seminato il panico tra i commercianti di Isernia. Restiamo quindi sullo stesso argomento, mettendo a segno piccoli acquisti e pagando con banconote da 20 euro false. In queste ore sono stati acciuffati. Si tratta di una coppia di fidanzati, lui in stato di fermo, sotto interrogatorio perché colto in flagranza. Per lei non è stato possibile dimostrare la complicità diretta nella spendita di denaro falso. I poliziotti sospettano che gli episodi però siano correlati. E ancora a Isernia, ancora la cronaca a Isernia, l'ufficio immigrazione della Questura ha accompagnato presso il centro identificativo ed espulsione di Bari un extracomunitario trasferito in un centro di accoglienza della provincia di Isernia dopo aver fatto richiesta di protezione internazionale. Gli accertamenti della scientifica hanno permesso di appurare che l'uomo era già stato in Italia ed era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano, ma revocato nel 2016 a seguito di condanna per violenza sessuale. E adesso il bollettino Covid, un boom di ricoveri al Cardarelli. Sono 5 infatti i pazienti che nelle scorse ore sono stati trasportati all'ospedale di Campobasso, 2 del capoluogo, 2 di Montenero di Bisaccia, 1 di Montefalcone nel Sannio. Sempre di Montefalcone nel Sannio è l'unico paziente dimesso. Al momento i degenti totali a causa del virus sono 13, 11 malattie infettive, 2 scusate, in terapia intensiva. I nuovi casi sono 269. Emersi dalla refertazione di 1173 tamponi, l'indice di positività al 22,9%, i guariti sono 127, gli attualmente positivi 1937. Cambiamo ancora argomento perché la GEA ha sbloccato i pagamenti alle aziende molisane, 4 milioni e mezzo di euro, risorse che riguardano l'annualità 2022 per le cosiddette misure a superficie strutturali per i giovani e investimenti per privati ed enti. In un momento critico per il settore a livello globale e locale, commenta l'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere, l'assessorato e la struttura tecnica sono riusciti a garantire una continuità nell'attività di consulenza e supporto al territorio, un risultato quindi fondamentale, sottolinea. Sappiamo bene quanto possa essere decisiva la tempistica dei pagamenti in un contesto come quello attuale. Come se non bastasse, lo spauracchio siccità e il caldo anomalo di queste settimane rischiano di dare il definitivo colpo di grazia al settore primario. Ci stiamo adoperando insieme alle altre regioni, conclude Cavaliere, per ottenere risposte concrete e veloci da parte del governo. E dalle grandinate alla siccità, gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti. Se ne è discusso a Termoli in un convegno promosso dalla FIDAPA in collaborazione col Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Unimol. Per noi c'era Emanuele Bracone che ha raccolto le interviste. Il servizio di Samantha Ciarla.
La sostenibilità ambientale e gli effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio al centro del convegno distrettuale della FIDAPA tenutosi a Termoli nell'ambito dell'impegno internazionale Nuove azioni attraverso la cooperazione. Tanti gli interventi sul tema. Garantire la sostenibilità ambientale significa tenere in equilibrio il nostro ecosistema naturale, lottare contro l'inquinamento, prendere provvedimenti drastici in tema di emissioni nocive e produzione di rifiuti, attivare circoli economici virtuosi e improntati all'innovazione. Bisogna incentivare la sostenibilità ambientale con proposte che provengono dal territorio. Le politiche devono partire dal territorio. Ecco perché la FIDAPA inizia dal territorio a portare le politiche sull'ambiente che poi devono arrivare sul tavolo delle istituzioni e concretamente realizzarsi. Il cambiamento climatico è un'emergenza che viviamo quotidianamente, un problema che richiede l'impegno di ciascuno di noi, ha dichiarato Fiammetta Perrone, presidente nazionale FIDAPA. È un'emergenza che noi viviamo quotidianamente, sia per le temperature altissime che negli ultimi anni si vivono sulla nostra pelle, per la siccità, per la perdita che ci sono nell'ambito dell'agricoltura, a cui si aggiungono anche tutte le componenti geopolitiche che in questo momento stiamo vivendo collegate a quello che è l'emergenza della guerra. Il clima è in prima linea, siamo partiti dall'incontro che è avvenuto a Parigi. È un incontro che è un patto che deve continuare attraverso l'opera di ciascuno di noi. Ciascun cittadino o cittadina ha l'impegno e la responsabilità di guardare ad un futuro migliore. Bisogna guardare ad un'economia green, perché il problema dei cambiamenti climatici è un problema che riguarda l'uomo e quindi è l'uomo che si deve impegnare in un cambiamento di rotta. Dalle grandinate alla siccità, gli esempi degli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti. E dunque, cosa possiamo fare? Dobbiamo principalmente cambiare in qualche modo stile di vita e andare incontro alle nostre esigenze in maniera più lenta. Un po' il lockdown questo ce lo ha insegnato e quindi il nostro comportamento deve essere risparmio energetico, efficientamento energetico, migrazione verso delle fonti rinnovabili e più sostenibili, ma anche un comportamento semplicemente negli spostamenti. Usiamo mezzi pubblici invece che mezzo privato, usiamo fonti mezzo elettrico rispetto a un mezzo a carburante fossile. Queste sono le cose che noi possiamo fare. Possiamo anche evitare più gli sprechi e quindi un'alimentazione più sana a chilometro zero e impatta meno sull'ambiente. E adesso le previsioni del tempo. Il meteo è presentato da London Street. Abbigliamento uomo-donna a Isernia. Previsioni del tempo per giovedì 23 giugno sul Molise: tempo stabile con cieli da sereni a poco nuvolosi, venti deboli, mare poco mosso e caldo intenso con temperature in rialzo. Vediamole nel dettaglio: Campobasso minima 24, massima 34, Isernia minima 17, massima 33, Termoli minima 25, massima 30, Menafro minima 20, massima 31 gradi. Il meteo è stato presentato da London Street. Abiti da cerimonia e per ogni occasione. La nostra consueta pausa, fra pochissimo il TG Sport. Il calcio. Il Campobasso ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Nelle prossime ore la società dovrebbe diffondere anche una nota ufficiale. Nessun intoppo, fanno sapere dal club. Al contrario, c'è grande soddisfazione per il primo passo verso la seconda stagione consecutiva
tra le grandi della terza serie. Contestualmente gli uomini mercato sono al lavoro per fare cassa e impreziosire la rosa dello scorso anno. L'obiettivo è continuare a valorizzare i giovani giocando un calcio moderno. La prima voce di mercato dovrebbe essere la cessione di Tengoranga alla Cremonese. L'operazione permetterà al Campobasso di incamerare risorse e lanciare un suo giocatore nel calcio che conta. Il DS De Angelis vorrebbe trattenere il portiere Zamarion, ma non è facile. Questione di dettagli, invece, il rinnovo del centrocampista Bontà. Il torneo di Corpus Domini, ma soprattutto l'ampliamento della capienza dello stadio al centro della chiacchierata tra Francesco Presutti e l'assessore comunale allo sport Luca Praitano. Ai nostri microfoni Praitano assicura presto capienza 14.000 posti. Vediamo. Fino alla fine, insomma, non si sapeva chi avrebbe vinto, è stata una partita molto, molto combattuta e tra l'altro è stato difficile, insomma, capire fino alla fine chi avrebbe potuto vincere, anche perché le squadre hanno dimostrato entrambe di avere i numeri, insomma, ragazzi che secondo me nell'arco di qualche anno li troveremo nei professionisti, anche veramente molto bravi. Ecco, di fronte a te ci sono i distinti e insomma ci sono i lavori in corso. Procede tutto abbastanza velocemente, Luca? Sì, stanno procedendo e hanno cominciato già da un po', a dire il vero. Speriamo che insomma si rispettino i tempi, che non ci siano intoppi. Ovviamente lo mettiamo sempre in conto che possa succedere, però siamo fiduciosi, insomma, che si possa realizzare in tempi brevi il lavoro di, diciamo, di rifacimento del cemento per quanto riguarda i distinti e poi l'implementazione delle videocamere, del sistema videocamere, così come anche i tornelli, insomma tutto ciò che serve per presentare nel più breve tempo possibile uno stadio a 14.000 spettatori. Come vedi personalmente questa squadra del Campobasso per la prossima stagione? Nuovo mister, squadra insomma un po' modificata, però l'importante è che insomma i rossoblù sono rimasti in questa categoria. Vabbè, certo, questo sì, è secondo me un po' prematuro per dire che cosa ci dobbiamo aspettare, insomma c'è tutto il mercato, bisogna capire come ci si muoverà e quindi alla fine tireremo le somme. Probabilmente anche l'unico problema, se si dovesse perdere qualche pezzo di troppo, poi dover ricostruire una squadra che invece alla fine aveva trovato un bel meccanismo di gioco, insomma si trovavano abbastanza bene e si è visto, abbiamo segnato moltissimo, forse lavorare un po' più sulla difesa per il prossimo campionato, perché ci hanno fatto veramente passare dei brutti momenti, tenuto conto che le partite erano sempre apertissime. Però abbiamo fatto un campionato secondo me veramente importante, siamo andati a vincere su terreni di gioco importanti, per cui ci siamo divertiti ed è questo l'obiettivo. Ripescaggio sì, ripescaggio no. L'Isernia Saleucio si interroga sulla possibilità di accedere in Serie D dalla porta di servizio. Decisivo il vertice tra il sindaco Castrataro e il presidente Traisci. Vediamo. La riunione spartiacque, ripescaggio sì, ripescaggio no, presso Palazzo San Francesco, da una parte il sindaco Piero Castrataro, dall'altra il presidente dell'Isernia Saleucio Francesco Paolo Traisci. L'obiettivo? Fare il punto della situazione sul coinvolgimento della classe imprenditoriale cittadina nel nuovo progetto che prevede la possibilità di accedere in Serie D attraverso il ripescaggio. La società è pronta, l'incartamento è completo, all'appello manca una spinta forte che solo il sindaco attraverso la classe imprenditoriale cittadina può dare. Come saprete, Traisci ha chiesto il coinvolgimento della città per affrontare la nuova sfida, decisamente più impegnativa e onerosa rispetto al torneo regionale. Il primo cittadino ha sensibilizzato le forze economiche del posto. Solo dopo aver ascoltato qual è stata la risposta degli imprenditori, il presidente Traisci valuterà se ci saranno le condizioni per iniziare un nuovo percorso nel campionato di Serie D. Il ripescaggio non è ancora certo, ma il club ha molte chance da giocarsi. Inoltrando la richiesta con le dovute garanzie economiche e fideiussione bancaria, avrebbe molte possibilità di giungere in interregionale dalla porta di servizio. Dunque ancora poche ore e sapremo se i biancocelesti calcheranno i terreni di gioco della regione o quelli fuori dal Molise.
Nuovo innesto per la Molisana Magnolia Campobasso, che ha annunciato la sua terza new entry dopo le conferme di Trimboli, Nicolò, di Togliani e Parks e gli ingressi di Caceric e Narviciute. Il team del capoluogo di regione si è assicurato le prestazioni della 26enne pivot francese Marie-Michelle Milapi, per lei in carriera una Coppa di Francia, nonché esperienze in nazionale, Eurocup, Eurolega e una carriera di club tra Basketland, Montpellier e Flam Carolo. Era l'ultima notizia per questa edizione dell'informazione di Teleregione. Io vi ringrazio per averci scelto. Torniamo alle 19.30.